Conto alla rovescia per tipicità 2018, presentata nella sede della Camera di Commercio di Fermo la Kermesse delle qualità marchigiane. Nell'anno del cibo italiano, tipicità 2018 si presenta con lo slogan Il crocevia delle qualità. Dal 3 al 5 marzo al Fermo Forum, oltre 120 appuntamenti, più di 200 realtà in rassegna, grandi chef e prestigiosi ospiti, delegazioni da altre regioni italiane e dall'estero. Organizzata dal Comune di Fermo, con UbiBanca nel ruolo di project partner e con la collaborazione della Regione Marche, delle Università di Ancona, Camerino e Macerata, insieme a una nutrita squadra di enti locali di tutta la regione, Tipicità 2018 non è una fiera, ma un'intensa esperienza con tanti contenitori tematici per immergersi nei cluster del buon vivere. A Tipicità si ricomincia dalla terra con un grande giardino delle biodiversità da vivere tra animazioni, laboratori e incontro con varietà in via d'estinzione. Un'edizione particolarmente importante in quanto registriamo il sold out nel padiglione espositivo già da oltre un mese, ma un grande fermento degli operatori, dei marchigiani che hanno voglia di fare squadra, di lavorare insieme, di dialogare anche tra filiere diverse per mettere in luce le qualità di cui questa regione dispone, le grandi qualità. Non a caso quest'anno abbiamo chiamato questa edizione con lo slogan Il crocevia delle qualità, perché qui si incontrano le innumerevoli qualità di cui questa regione dispone. Sarà un grande successo anche questa edizione, ha dichiarato il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Tipicità si è affermato ormai come indiscusso brand di eccellenza in tutta la regione. Tipicità si è affermato come brand in tutta la regione. Tante manifestazioni d'eccellenza della regione portano il brand di Tipicità e quindi mettono anche curiosità in tutte le Marche per venire a vedere questa tre giorni che è veramente straordinaria e unica. Naturalmente su questo noi abbiamo anche calibrato Tipicità in the City, la possibilità di visitare i nostri musei, una serie di iniziative nel centro storico. I padiglioni di Tipicità saranno collegati con trasporto gratuito e naturalmente per coloro che hanno il biglietto d'ingresso ai padiglioni di Tipicità ci sarà anche la scontistica verso i nostri musei, quindi cerchiamo appunto di raccordare tutta questa importantissima manifestazione con la bellezza della nostra città. Tipicità, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, è uno straordinario esempio di come saper proporre con professionalità le cose buone e belle che i nostri territori sanno realizzare. Siamo ormai alla vigilia della manifestazione di Tipicità, è un'iniziativa che a cui noi partecipiamo sempre con entusiasmo, perché permette ai nostri piccoli imprenditori che lavorano alacremente e che riescono sempre a proporre genuinità o comunque prodotti o servizi di altissima qualità, riescono a proporli in un palcoscenico che ormai sta avendo una risonanza regionale e anche nazionale. L'aspetto che a me piace più di tutti è il vedere tutte le associazioni di categoria, oltre agli imprenditori, che concorrono alla riuscita della manifestazione, non solo, ma che poi si impegnano ad esportarla a livello regionale e a livello nazionale. Eravamo alla BIT di Milano in una manifestazione internazionale dove Tipicità ha fatto sfoggio di tutte quelle che sono le nostre realtà e del nostro territorio. Inviteremo quelle piccolissime aziende dell'area che hanno subito i danni del terremoto a proporre i loro prodotti alle persone che vengono a visitare la manifestazione fieristica. Al centro dell'attenzione, naturalmente, il cibo, con tanti percorsi per calarsi nell'incanto della cultura enogastronomica del nostro territorio. Aree speciali per bollicine di marca, birra di marca e Orizzonte Bio, e poi anche per il Salone delle Qualità Enogastronomiche e il Mercatino delle Specialità. Come Coldiretti partecipo quest'anno, ma con tre nuove iniziative. Facciamo un convegno sulla filiera corta, sul grano e sul pane. Poi faremo all'Accademia un Agri Chef dove si parlerà di pasta con grano italiano 100% italiano,
un cook show praticamente dove verrà degustata pasta italiana. Più quello che è importantissimo, noi faremo un mercatino di 20 aziende a livello regionale, visto che Tipicità è un brand regionale, mercatino con 20 aziende di tutta la regione Marche che nei 3 giorni venderanno prodotti tipici a chilometro zero del nostro territorio e del territorio di tutta la regione Marche. Accanto al cibo, con le performance dell'Accademia, gli ospiti del Teatro dei Sapori e i viaggi del gusto, anche Tipicità Experience, un vero e proprio grand tour nelle identità delle Marche, delle piccole Italie e del mondo. E alla sera spazio al fuori salone con Tipicità in the City, alla scoperta delle bellezze del centro storico di Fermo. Beh, alla BIT abbiamo definito Tipicità come una porta aperta al mondo per Fermo, e nei fatti in questi anni abbiamo cercato assieme ad Angelo Serri, ad Alberto Monachesi, di caratterizzarla in questo modo, come un hub di incontro con tanti paesi del mondo, ma anche con tante realtà italiane. Penso alla rete delle piccole Italie che si è costituita ad esempio in seno a Tipicità, penso al lavoro con la Russia, alle partnership con Dubai, al Salone del Gusto ad Abu Dhabi, a tutti gli incontri e alle delegazioni che oramai riempiono la 3 giorni fermana. Segno appunto di una voglia di lanciare ponti e anche di creare occasioni di scambio per la nostra comunità cittadina. Quindi questo è, diciamo, quello che Tipicità rappresenta per la città di Fermo. A fianco a questo, da 4 anni è nata Tipicità in the City, che è la protesi, la chiamiamo così, in modo un po' rude, degli eventi e dei padiglioni del Fermo Forum in centro storico, e che quindi può permettere a visitatori e turisti, oltre che di approfittare degli eventi e delle iniziative all'interno del Fermo Forum, di prendere la navetta gratuita, venire in centro storico e approfittare anche delle bellezze culturali del nostro centro, con tutta una serie di iniziative dedicate. Quest'anno la programmazione si snoda prevalentemente in orario aperitivo, cena dopo cena, e quindi si può tranquillamente visitare si possono visitare i padiglioni del Fermo Forum e con il biglietto avere accesso ridotto ai musei, trasporto gratuito con la navetta dedicata e avere accesso libero alle iniziative previste, tra cui concerti, spettacoli e alcune mostre che sono aperte per l'occasione proprio in quel weekend. Tutto questo senza dimenticare l'indispensabile contributo di partner ed espositori che hanno creduto e credono in un festival che racconta, come nessuno prima d'ora, la nostra terra e le sue innumerevoli eccellenze. Allora, l'anno scorso abbiamo partecipato nello stand del Comune, innanzitutto che ringrazio di questa opportunità, facendo vedere il nostro materiale pubblicitario. Quest'anno ci siamo riproposti suggerendo e qualificandoci con un convegno. Il titolo del convegno è questo: dal 2000 che è stata fatta la prima legge che parlava di la possibilità di fare attività di bed and breakfast, ad oggi sono passati 18 anni. Secondo me è opportuno un momento di riflessione dopo 18 anni per sapere che cosa dobbiamo fare in appresso, perché nel frattempo abbiamo assistito a una modificazione estrema della domanda turistica e le strutture di bed and breakfast si sono incrementate non indifferente. Allora, un momento di riflessione è quanto mai opportuno per sapere dove andiamo e quali opportunità e prospettive ci sarà per il futuro. Siamo orgogliosi di partecipare alla 26ª edizione di Tipicità e facciamo parte quasi dall'inizio, quindi per il Salumificio Ciriaci, che rappresento, è un orgoglio e personalmente è lo stesso. Quest'anno il biologico farà da parte trainante del nostro stand e quindi vi invito a visitarci, a venirci a trovare sia nello stand che nella nostra azienda.